camera reflex. La reflex è esattamente la stessa macchina da un punto di vista concettuale che avevamo a disposizione negli anni 60 o negli anni 70 con la pellicola. Quello che cambia è il passaggio appunto al supporto che viene impressionato. Prima si impressionava la pellicola, oggi si impressiona un sensore di silicio che sta al suo interno al posto della pellicola e che converte poi questi dati della fonte luminosa, della luce che riceve, e li ritorna in un'immagine, nell'immagine che noi abbiamo rappresentato. La reflex si chiama così in quanto facciamo prima di dire perché la reflex si chiama così, diciamo intanto che ovviamente ci sono due componenti fondamentali della macchina. Uno è il corpo macchina e l'altro è l'obiettivo. Tutto si gioca sul passaggio della luce, no? Tant'è che se fotografia, se noi analizziamo il termine in quanto tale, sta a significare disegnare con la luce, scrivere con la luce. Ed è effettivamente quello che si fa quando si va a scattare una foto, cioè si stabilisce rispetto a un'immagine che a una porzione di quello che vediamo, che noi andiamo ad inquadrare, si stabilisce di rappresentarlo e di acquisirlo attraverso la gestione della luce. Questa luce passa attraverso una lente. Allora, non entrando nello specifico tecnico, quindi di questioni di fisica, perché se no non venite più alla seconda lezione, ma per spiegarvi in maniera molto semplice, il fatto è che noi utilizziamo una lente come framezzo tra il supporto che viene impressionato, quindi in questo caso il pezzo di silicio di cui si diceva, e la scena che stiamo riprendendo, serve non solo a gestire la quantità di luce che facciamo quindi entrare e che facciamo arrivare sul sensore che si impressiona e che quindi ci riporta la scena inquadrata, ma serve anche per un discorso fisico che è legato quindi a come la luce reagisce una volta che entra in contatto con la lente. La lente va a deviare il corso della nostra linea luminosa. Se noi pensiamo che questo vale per l'altro pezzo che è la lente, il sistema di lenti, quando andate a comprare una entry level, cioè una macchina di primo livello di costo economico, è un sistema che le lenti sono comunque in vetro, però è chiaro che possono essere un po' più leggere. Poi il barilotto, che è questa parte esterna che quindi tiene insieme tutto il sistema delle lenti, magari non è in metallo ma in plastica, e questo quindi lo rende più fragile ma anche più leggero. Però bene o male è una macchina che difficilmente insieme a un obiettivo andrà a pesare meno di 700-800 grammi. È molto improbabile che sia una macchina più leggera di questo, una reflex. Però il vantaggio è che ancora oggi è in assoluto il sistema più preciso che il nostro occhio ha per poter vedere quello che sta inquadrando, ma soprattutto per poter percepire la messa a fuoco e quindi tutto ciò che riguarda il momento che precede lo scatto. Qui, come vedete, io ho inserito quello che è il sistema che sta di fatto entrando in forte concorrenza con le reflex, che è il sistema mirrorless. Mirrorless sta appunto a significare senza specchio, proprio perché le nuove macchine che hanno sempre le lenti intercambiabili, questa è un'altra caratteristica della reflex. La reflex ha le lenti intercambiabili, cioè voi potete montare sulla stessa macchina diversi tipi di lente, e anche questo, quando la prossima volta parliamo nello specifico degli obiettivi, vi spiegherò la differenza tra un obiettivo e un altro, perché ci sono gli zoom piuttosto che un obiettivo a focale fissa, che cosa significa una focale, però sono tutte cose che vediamo nella seconda lezione. Quello che mi interessa adesso semplicemente puntualizzare è il fatto quindi che
un'altra caratteristica che hanno le reflex è questa possibilità di cambiare il tipo di obiettivo che andiamo a montare sopra a seconda delle esigenze. E le esigenze quali sono? Per esempio, se io devo fare un ritratto, è probabile che abbia bisogno di un obiettivo differente rispetto all'obiettivo che userò per fare un paesaggio. Oppure, se devo prendere un particolare di un edificio, avrò bisogno di un teleobiettivo, cioè di un obiettivo che mi avvicina quello che io ho davanti, magari lontano o comunque che deve essere in qualche modo ravvicinato, e quindi anche in questo caso dovrò usare un obiettivo differente. L'agilità di poter acquistare e cambiare più obiettivi sulla stessa macchina chiaramente è un qualcosa che molti altri tipi di macchine non avevano. Dico non avevano perché appunto le mirrorless, e questa ne è un esempio, sono macchine che, come vedete, anche per dimensione sembrano dei giocattolini, non lo sono. Soprattutto hanno la caratteristica che, avendo eliminato lo specchio, permettono quindi di avere una dimensione più contenuta, un peso differente, ma garantiscono lo stesso l'intercambiabilità delle lenti. Quindi il sistema tecnicamente è conosciuto anche come Evil, che non vuol dire in questo senso malefico, ma queste macchine sono chiamate anche Evil, che è l'acronimo di Electronic Viewfinder with Interchangeable Lenses. Quindi mirino elettronico con sistema mirino elettronico con lenti intercambiabili. Ok? Abbreviato per l'inglese, perfetto, Evil, malefico. E malefico perché effettivamente sta diventando un concorrente delle reflex. Ci sono molti che sostengono che da qui a 10 anni la reflex verrà abbandonata e questo sarà l'unico sistema disponibile sul mercato. Il motivo è pratico, la qualità dell'immagine c'è già, cioè si può fare già un paragone qualitativo tra le immagini che escono da una Evil e un'immagine che esce da una Reflex. Quello che non è ancora stato raggiunto allo stato attuale è la qualità del mirino elettronico, cioè la qualità ancora dello specchio e del vetro del mirino che abbiamo su una Reflex risulta più preciso e superiore rispetto al mirino elettronico. Però anche il mirino elettronico negli ultimi anni ha fatto passi da gigante ed è arrivato ad un livello qualitativo estremamente elevato. In più c'è il fatto che, e questo magari di nuovo si vede più meglio la prossima volta quando facciamo il discorso sugli obiettivi, il fatto che la distanza tra il pezzo di silicio, okay, e l'attacco dell'obiettivo sia, come vedete, dimezzata, no? Vedete qua per la reflex è 45.5 mm, mentre per il sistema mirrorless è 25.5. questo significa, e sempre per un discorso di fisica delle ottiche, significa che questo spazio minore permette di gestire la messa a fuoco su obiettivi che sono molto più piccoli rispetto a quelli che noi dobbiamo mettere su una reflex per ottenere lo stesso risultato. Sono più piccoli e sono più corti, quindi questo ci permette di avere in minor spazio la stessa qualità di obiettivo che possiamo mettere su una reflex, ma che dobbiamo mettere forzatamente con un obiettivo più grande e più pesante. Quindi lenti più piccole, la luminosità, cioè la qualità della lente che si misura in luminosità, è comunque garantita, a prezzi quindi anche per il cliente che deve acquistare che sono nettamente inferiori rispetto a quelli di un obiettivo reflex. Fate conto che a parità di qualità di obiettivo si può parlare di una differenza di prezzo intorno al 30%. Cioè un obiettivo che per una reflex costa 1.500 euro, lo andate a pagare all'incirca 1.000 euro per una mirrorless, a parità di qualità. Poi ci sono chiaramente anche obiettivi da 100 euro, 80 euro, 150 euro. Diciamo, questo dipende dalla qualità dell'obiettivo e della sua luminosità. Però è chiaro che quindi noi il corso che facciamo è un corso sulla reflex, perché il corso sulla reflex vi permette
di acquisire tutta una serie di tecniche e di concetti che poi potete applicare a qualsiasi altro tipo di macchina che andate a utilizzare. Certo. Per esempio, su queste la messa a fuoco manuale è un qualcosa che ancora, dovendo comunque gestirlo attraverso un midino elettronico, non è ancora ottimale, o meglio, vi richiede più tempo rispetto a quello che potete fare attraverso una reflex. In generale, quello che vi chiederò di fare ogni volta, vi darò un tema da sviluppare a casa. Non saranno cose complicate, chiaramente saranno cose che sono compatibili con il vostro livello iniziale, però la cosa su cui vorrei che voi vi sforzasse è quella di lavorare in manuale, perché sapete che queste macchine hanno diverse modalità, si possono utilizzare praticamente quasi come una punta e clicca, nel senso che completamente automatica, fa tutta la macchina, voi dovete semplicemente schiacciare il pulsante e vedere cosa state inquadrando. In realtà queste macchine si possono usare completamente manuale, e completamente sta a significare che le impostazioni che noi mettiamo per decidere quanta luce entra e va a colpire il sensore possono essere impostate non dalla macchina da sé, vi legge la scena e stabilisce quanta luce necessita, ma siete voi che lo decidete in manuale. Dopodiché andate anche a lavorare di messa a fuoco in manuale, anziché far sì che sia la macchina che metta a fuoco la scena. Questo non è per volervi complicare le cose, perché sono sadico, mi diverto a mettervi in difficoltà, ma perché oggettivamente, per capire quelli che sono i concetti base di questo corso, più riuscite a utilizzare la macchina in manualità, meglio è per voi, perché vi resteranno in memoria più facilmente. Io considero sempre questo per un corso base. Per me un corso base di fotografia è l'equivalente di una persona che va a imparare a guidare la macchina. Cioè, voi le prime volte che andate a fare che avrete fatto le lezioni per la patente, e anche le prime volte che avrete guidato, vi ricorderete che avevate in mente: oddio, frizione, mi serve devo cambiare il pedale, l'acceleratore per accelerare qui e di là. Dopodiché, a un certo punto, tutte queste pratiche vi sono diventate automatiche con la pratica. E per la macchina fotografica è esattamente la stessa cosa. Le prime volte vi sembrerà di impazzire a pensare a tutte le cose che in teoria dovete gestire, ok? Che anche se, ripeto, non vi metterò oltre i vostri limiti, no? Però ovviamente alcune cose devono essere sempre pensate tutte insieme in contemporanea quando si va a scattare, e vi sembreranno tante, vi sembrerà faticoso, e vi sembrerà anche che queste prevaricheranno la vostra attenzione alla scena. Cioè, magari voi sarete più preoccupati a dover settare le cose, a dover capire come funziona, che non riuscirete a percepire magari quello che state fotografando, o diventa interesse secondario, mentre in realtà dovrebbe essere l'interesse primario quello che state rappresentando. Ma fa parte della procedura di apprendimento. Avete necessità di entrare in confidenza col mezzo meccanico. È elettronico, ma è anche meccanico, e quindi, diciamo, l'elettronica e la meccanica che abbiamo in una reflex arriverà ad essere, diciamo, il vostro alleato per concentrarvi sulla rappresentazione di quello che vedete. Ma per arrivare a quel punto dovete fare dei passi che richiedono appunto un'applicazione, e secondo me l'applicazione funziona meglio se lavorate in manuale, perché in automatico li fa la macchina, e quindi voi non sarete mai costretti a pensarci, è la macchina che pensa per voi. Alcune di queste, o anche di queste, che queste qui sono le evoluzioni della punta e clicca, questa è, ora poi escono tutte vintage così, no, carine, la macchina anni 60, questa è una macchina che si usa in automatico. Allora, queste macchine qui funzionano così: voi scattate e la foto viene senza guardare niente. In cui voi inquadrate, cioè non avete ancora premuto il pulsante, comincia a pre-registrare, come se fosse un filmato, quello che state inquadrando,
lo segue nel momento dello scatto e lo abbandona un attimo dopo, dopodiché in automatico e fa 60 scatti al secondo. In automatico, di quel secondo in cui voi avete scattato, sceglie le tre foto che pensa che siano le migliori di tutta la sequenza e ve le sbatte nel monitor e vi dice quale volete, la 1, la 2 o la 3. Cioè, è la macchina che decide per voi, è la macchina che ha fatto tutto per voi, non è soltanto, no, le funzionalità tipo riconoscimento dei volti, ci sono queste macchine qui, alcune di queste macchine addirittura non scattano se non vedono sorridere, cioè se non vedono il sorriso non scattano. Nella modalità di tratto, se non vedono il sorriso si rifiutano di scattare. Per carità, è una funzione che potete disabilitare, però per dirvi, cioè, il criterio è che il fruitore della macchina è perfettamente uno scemo e è la macchina che decide per lui, che è un po' l'opposto della filosofia della reflex, cioè la reflex è quella macchina che vi mette nella condizione di avere la gestione e di quello che è il vostro occhio fotografico, di quello che state vedendo in quel momento e che vi dà, ed è solo il vostro mezzo per rappresentare quello che state vedendo secondo il vostro gusto, il vostro senso, la vostra percezione. Un'altra cosa che è importante dire, perché comunque dovreste cercare di tenere in mente sempre quando avete una macchina fotografica in mano, è il fatto che la fotografia non è assolutamente obiettiva. Nessuno è obiettivo con una macchina fotografica in mano, specialmente oggi che le fotografie possono essere totalmente alterate attraverso i programmi di fotoritocco e possono essere completamente stravolte di significato. Mi viene in mente 2 o 3 anni fa una foto che era copertina di molti settimanali politici internazionali, tra cui lo Stern ed altri, che era la foto dei missili dell'Iran, che siccome nella foto originale erano 4 e sembravano pochi, vennero clonati con Photoshop e la foto finale erano 20 missili, perché dovevano dare l'idea, cioè doveva essere enfatizzato, no, il senso della corsa agli armamenti dell'Iran. Ecco, quindi questa è una chiara, evidente alterazione che viene comunemente fatta in molti campi e che ha di fatto sottolineato ancora di più come non si può mai considerare attendibile una fotografia nel senso di ciò che è reale. La fotografia, dal momento in cui voi avete deciso di includere una porzione del vostro campo visivo e di escluderne un'altra, voi avete già fatto una scelta che è assolutamente vostra e solo vostra, e quindi avete alterato la percezione della realtà che sta davanti a voi, cioè l'avete interpretata, quindi non è già più obiettiva, è già soggettiva, perché magari se io metto tutti voi con la macchina fotografica in mano qui e vi dico siete liberi di scegliere un'unica porzione di questa stanza da scattare senza vedere quello che gli altri scelgono, probabilmente poi avremo 14 foto una diversa dall'altra, perché ognuno di voi nella stanza, girandosi, guardando, avrà deciso che il punto, l'angolo o la situazione che gli piaceva era istintivamente questa piuttosto che quest'altra, e quindi inconsciamente o cosciamente o entrambe la vostra il vostro gusto, comunque la vostra decisione, ha di fatto alterato l'obiettività della ripresa. La macchina fotografica non è obiettiva. Questo a fonte di ogni dubbio che, no, tante volte si pensa alla prova fotografica, no. Non esiste, la prova fotografica non è mai esistita, perché le alterazioni delle fotografie si facevano già in camera oscura, già agli albori della fotografia, all'inizio dell'Ottocento, cioè si andava, quando si andava sul negativo a tappare alcune cose e per fare più ombra, meno ombra, più luce, eccetera, si faceva già quello che oggi si fa col programma di fotoritocco, quello che si fa con Photoshop. E si facevano anche alterazioni andando a cancellare o a inserire delle cose all'interno delle foto, era molto più complicato. Oggi basta saper usare un po' Photoshop e si può completamente stravolgere una foto,
E quindi questo è importante perché ci mette tutti quanti, no? In una condizione di responsabilità rispetto a quello che noi rappresentiamo. Ora, noi non siamo il fotografo che manda le foto per documentare, non lo so io, un cataclisma, un incidente o una guerra, però oggettivamente vi potete rendere conto che già un fotografo di guerra che va sul campo, quando si trova lì, il fatto che decida di fotografare un soggetto o una situazione piuttosto che un'altra, chiaramente dà una sua interpretazione di quella guerra. E quando poi le sue foto vengono pubblicate, a sua volta la scelta dell'editore è un ulteriore taglio, che è una percezione dell'editore del tipo, dello stampo del messaggio che vuol comunicare attraverso quel servizio fotografico. Quindi non esiste l'obiettività. Sono scelte ben determinate che ognuno di noi compie, a volte coscientemente, a volte inconsapevolmente. Per darvi un riferimento, allora io non vi vendo nessun libro, non me ne frega niente, per me possiamo far tutto con le dispensine che vi do io, le cose che vi racconto io, però se qualcuno di voi avesse interesse ad avere un libro didattico serio, l'unico libro didattico, cioè quello che si usa nelle scuole di fotografia di tutto il mondo, è questo, ed è il nuovo trattato di fotografia moderna di Michael Langford. Ora sarà arrivato, penso, alla 12ª edizione, non lo so. È un libro che non lo regalano, costa sui 40 euro, però è il manuale canonico classico della fotografia, è il manuale con l'ABC. Se uno vuole avere un testo di riferimento, ora ve lo passo, ve lo girate, ve lo potete guardare, piuttosto che andare a spendere 10 euro di lì, 12 euro di là e 14 euro di là, ancora vi dico, prendetevi il manuale che si usa nelle scuole di fotografia universitarie, perché questo è il manuale base, ok? È un testo appunto piuttosto vecchio, ma che ogni volta viene aggiornato, quindi ha al suo interno parte dei principi della fotografia analogica. Per analogica si intende la fotografia dove si usa il rullino invece che un sistema digitale, tant'è che il nome stesso della macchina, anche qui l'acronimo, non è cambiato tanto. Prima si chiamavano SRL, ovvero Single Reflex Lens, sistema reflex a lenti singole, cioè si usa una lente alla volta ed è intercambiabile. È stato semplicemente aggiunto davanti una D che sta per digital. Quindi prima con rullino erano solo SRL, adesso sono diventate SL, ok? Single Lens Reflex Digital. Quindi l'unica differenza è stata aggiunta una D, quindi le vostre sono tutte DSLR, cioè Digital Single Lens Reflex. Qui quello è il manuale. Se proprio non volete un manuale, l'unico di quelli, diciamo così, usa e getta, che mi sento di consigliarvi, che non si trova secondo me, ma forse lo trovate su eBay, perché è una cosa che uscì con National Geographic, è questo qui. Sono due volumi, ora uso soltanto il primo. Anche questo non è fatto male, è abbastanza semplice, è un po' meno scolastico se vogliamo, però ecco, come eventuale alternativa se volete una cosa, però vi dico, lo troverete difficilmente, è più facile che ce l'abbia qualcuno che magari lo rivende usato su eBay o su Amazon, ma non è una cosa che potete andare in libreria e trovarla, lo vedo difficile. Però se ve lo volete segnare, eventualmente è delle edizioni del National Geographic, è uscito, se non mi sbaglio, un anno e mezzo fa ed è un librino che non è fatto niente male. Quindi eventualmente questa può essere un'alternativa un pochino più economica al trattato, al libro, insomma, quello corposo. E venendo invece all'altro aspetto importante, perché noi nelle lezioni facciamo una parte teorica, però una parte per me è anche quella che vi deve mettere in contatto con la macchina, cioè, quindi altra cosa importante, se non l'avete fatto questa volta, dalla prossima lezione è fondamentale che abbiate tutti con voi la macchina fotografica, ok? Perché
le cose che guardiamo, che spiego, è bene che le facciamo con la macchina, ognuno con la sua macchina lì davanti, perché poi se le dovete andare a riprovare da voi a casa è meglio se magari le abbiamo viste insieme qui la sera della lezione. È ovvio che ogni macchina, a seconda non solo del costo, ma insomma della qualità, ha più funzioni, e all'aumentare delle funzioni aumentano quindi anche alcuni tasti, alcuni comandi, ma in generale i comandi della macchina fotografica sono più o meno gli stessi, sia per la macchina che costa 400 euro che quella che della stessa marca costa magari 2000 euro. Questo è l'unico vantaggio, diciamo un altro vantaggio delle reflex, è il fatto che anche se voi poi fate un upgrade della vostra macchina fotografica, vi trovate bene o male con la stessa, con lo stesso tipo di comandi, con le stesse posizioni, quindi non è che dovete ricominciare da zero. L'unica è se passate da Canon a Nikon o viceversa, o andate su Sony, e allora vi cambia completamente la vita e vi dovete riadattare da capo a tutti i comandi che, come vi dicevo prima, sono volutamente in molti casi invertiti. La cosa singolare è che la Nikon, per venire incontro suoi a quelli che passano da Canon a Nikon, ha messo a livello software una funzione che permette di invertire alcuni comandi e di renderli quindi in stile Canon, però la Canon ancora non ha ricambiato. La cosa fondamentale su cui gioca tutto il sistema macchina fotografica è la gestione della luce, cioè la fotografia alla fine è ciò che voi avete inquadrato e che viene convertito da raggi luminosi in un frammento fotografico. Quindi la gestione della luce è praticamente, da un punto di vista tecnico, tutto, cioè quello che vi permette di realizzare la vostra foto. La caratteristica più importante delle reflex è il fatto che la lettura di tutto, della messa a fuoco, della luce e quindi dell'inquadratura, di tutto ciò che riguarda il momento dello scatto, avviene attraverso la lente, cioè passa tutto attraverso la lente. Tant'è vero che si parla di sistema TTL. Sistema TTL ha di nuovo da significare True Lens, attraverso la lente. Quindi la lettura della luce che necessitiamo per poter impressionare il silicio secondo le condizioni luminose in cui ci troviamo è letto attraverso la lente, l'inquadratura viene fatta attraverso la lente e la messa a fuoco viene fatta attraverso la lente. Quindi tutto avviene in TTL. TTL sta a significare appunto True Lens. E questo è molto importante perché altri sistemi, altre macchine fotografiche hanno per esempio la lettura della messa a fuoco, come abbiamo visto, da un mirino decentrato, oppure hanno la lettura dell'esposimetrica, cioè l'esposizione sta a significare la lettura di quanta luce necessitiamo per poter avere la nostra foto correttamente esposta, che avviene attraverso un sensore esterno e non quindi attraverso direttamente la lente, e questo fa sì che il sistema sia un po' meno preciso, per cui magari poi ci troviamo con delle foto che possono essere leggermente sovraesposte, cioè dove è entrata troppa luce, oppure sono sottoesposte, di luce ne è entrata troppo poca. Invece il sistema più preciso nella lettura della luce, quindi della quantità di luce di cui si ha bisogno, è il sistema attraverso la lente. Quindi di nuovo la reflex in questo senso è uno degli strumenti più precisi che possiamo utilizzare. Dico uno perché lo strumento poi più preciso per eccellenza sarebbe l'esposimetro. Se vogliamo misurare la luce esiste uno strumento esterno alla macchina fotografica che è quello che avrete visto anche nei film dove ci sono i fotografi di moda negli studi che arrivano, no? Mettono questa scatolina con la pallina in cima che è appunto il sensore che legge la luce, si chiamano esposimetri, e questo è un altro sistema molto preciso, forse il più preciso in assoluto, ancora più della lettura attraverso la lente, e si può fare la misurazione della luce attraverso un esposimetro, però
ditemi voi quante persone avete visto in giro a fare foto nelle città con l'esposimetro in mano. Cioè, ormai è chiaro che ci si affida alla lettura attraverso la lente, perché comunque è abbastanza accurata. Poi considerate anche un'altra cosa: le macchine di oggi sono oggettivamente delle macchine estremamente evolute anche da un punto di vista del software che utilizzano. È a tutti gli effetti un piccolo computer. La macchina ha al suo interno, quando voi fate le letture automatiche, quando lavorate in automatico, fate conto che la macchina basa la sua lettura della luce di cui ha bisogno prendendolo da un database interno, che sono tipo 50.000 immagini o situazioni luminose classiche in cui uno si può venire a trovare. Quindi nel momento in cui voi state per scattare, in frazioni secondo vengono verificate tutte le possibili opzioni contenute all'interno della macchina. La macchina pesca quelle che sono quelle più simili alla scena che sta leggendo, e quindi setta in automatico il tipo di quantità di luce che deve acquisire in base a questo database. E quindi anche le situazioni di luce un po' difficile, come può essere per esempio quando avete il sole contro, se siete in controluce è piuttosto complicato, la macchina può facilmente essere ingannata nella lettura esposimetrica attraverso la lente, perché chiaramente c'è il sole che gli batte direttamente contro e questo altera completamente la lettura. Un'altra situazione che può alterare la lettura dell'esposimetro e quindi può cambiare un po' le carte in tavola è quando vi trovate per esempio a fotografare sulla neve, perché comunque la neve, essendoci questa grandissima porzione di bianco all'interno del fotogramma che riflette a sua volta la luce che prende dal sole e l'amplifica, tende a falsare la lettura dell'esposimetro interno. Però ripeto, grazie a questo database interno di situazioni possibili, diciamo che anche in queste situazioni estreme il sistema automatico di scatto della macchina ha fatto grossi passi avanti e si riesce anche in automatica ad avere delle foto assolutamente ben realizzate. E se avete mai avuto o avete in mano delle macchinette tipo questa, avrete visto che c'hanno delle modalità che voi potete dire: sono sulla neve, sto fotografando un bambino, per cui recuperano dal database interno la situazione di scatto ideale per quella tipologia di ripresa. Però ripeto, stiamo parlando quindi di una macchina che pensa al posto vostro. Voi dite soltanto la macchina: guarda, mi trovo sulla neve, considera questo nel momento in cui scatto. E quindi questa è un'altra di quelle cose che vanno tenute in considerazione, che effettivamente la modalità automatica della macchina non è in assoluto una modalità che dovete assolutamente cacciare dal vostro vocabolario, dal vostro modo di fotografare. Però per questo corso, il motivo per cui vi ho detto cerchiamo di lavorare in manuale, ve l'ho spiegato prima. Fatto sta che il mio non sta a significare che il modo automatico della macchina è un modo che è negativo e che non va usato, che è sbagliato, anzi in alcuni casi è il miglior modo possibile, e sono quei casi in cui perdervi nel settaggio vi comporterebbe di perdere lo scatto, cioè lo scatto che voi avete visto col vostro occhio e sapete che o scattate in quel momento o l'avete perso, cioè non lo potrete avere mai. E in quei casi lì l'automatismo è la scelta di qualsiasi fotografo professionista. Nessun fotografo professionista, dovendo fare una scelta tra lavorare in automatico e cogliere l'attimo preciso che deve cogliere e lavorare in manuale perché devo far vedere che sto a lavorare in manuale e perdersi l'attimo, sceglie sempre automatico, ma non posso perdere lo scatto della vita. Quindi poi è chiaro, se siete a fotografare un monumento non avrete questa esigenza e potete invece dedicare tutto il tempo a fare settaggi in manuale. Vi stavo dicendo, e arriviamo subito intanto se avete delle domande su quello che abbiamo detto ora, dite pure, dubbi, questioni, cose che non vi tornano.
Ah, io ho una domanda. Vai. Dici manuale, completamente manuale o priorità, sì, di tempi e di diaframma? Dico completamente manuale. Tante umide. Vabbè, ma allora noi diciamo già dalla prossima volta dedicheremo una parte della nostra lezione a guardare i lavori che voi portate, ok? L'idea è, nessuno di voi ha l'obbligo di portare lavori che facciamo, però che vi do, però è ovvio che io non ve li do perché mi interessa, perché mi cambia la vita a me se mi riportate o no, ma ve la cambio a voi, perché l'unico modo che avete di fare una verifica con me di quello che state facendo e se è stato fatto correttamente oppure no, se avete avuto delle difficoltà e ne dovete discutere, è il confronto di fronte al lavoro fatto. Quindi è nel vostro interesse che magari nel fine settimana riusciate a dedicare un'oretta, due orette a prendere una macchina fotografica, fare l'esercizio, il compito che vi ho assegnato, in modo tale da poterlo portare anche lì quando facciamo la lezione del corso e lo andiamo a vedere tutti insieme. E anche lì non abbiate paura se è una cosa che non vi è venuta male, guardandola non vi piace, perché anzi è importante, cioè io sono ben contento se arrivate tutti con dei capolavori alla prima volta, però in realtà è dall'errore o dalle difficoltà che voi riscontrate che possiamo fare una verifica e capire eventualmente anche dei temi affrontati quello che è più opportuno anche andare a rimarcare o ribadire e a verificare. Il corso, penso lo sappiate, prevede che facciamo anche 3 uscite di gruppo, le faremo durante il weekend, sono uscite di un paio d'ore, stabiliremo insieme quando sta bene più o meno a tutti, non mi è mai capitato che fossero tutti disponibili, quindi dovremmo fare di necessità virtù e prendere quelle volte in cui la maggioranza di voi è disponibile, perché se dobbiamo beccare magari un sabato pomeriggio che potete tutti, se ce la facciamo sono contentissimo, però ecco, già l'esperienza dei corsi passati ha fatto che è un po' difficile riuscire a... però ecco, considerate che si faranno di solito di sabato o di domenica, meglio se si fanno il sabato secondo me, e in quel caso lì porterò magari dietro anche un assistente in maniera tale che in tempo reale non dovete per forza tutti soltanto farmi vedere a me le cose che state facendo, ma possiamo essere in due a darvi una mano a capire, perché altrimenti se io da solo poi vi devo seguire tutti e 14 in contemporanea potrei arrivare al tilt, nel senso non sarebbe un po' complicato, ecco. Quindi però premere il tasto dello scatto, ok? Non vi chiedo se sapete qual è il tasto dello scatto, cioè penso che almeno quello lo sappiate, però una cosa fondamentale che tante volte è venuto fuori poi nel corso base che non era chiaro è che lo scatto ha praticamente una specie di forzatura prima a metà corsa, ed è fondamentale quella forzatura a metà corsa, perché è il punto in cui la macchina mette a fuoco. Se voi fate click senza soffermarvi prima a metà corsa, probabilmente la foto non l'avrete a fuoco, perché il fuoco, la messa a fuoco si fa in automatico, sto parlando di automatico, si fa attraverso la pressione a metà corsa del pulsante di scatto. Lo dico perché pensavo fosse una banalità, mi sono reso conto invece nei corsi passati di base che alla fine poi c'era gente che mi veniva alla terza esercizio, non mi viene una foto a fuoco, verificando si è scoperto che non metteva a fuoco, e quindi e il classico bip che sentite è proprio il segnale che la macchina vi dice nel premere a metà corsa ho trovato il punto di messa a fuoco, adesso puoi finire la corsa, cioè puoi premere fino in fondo e scattare. Importante anche qui, non è che io metta a fuoco, rilascio il tasto e poi lo ripigio fino in fondo per scattare, perché se faccio così rischio di riperderla la messa a fuoco. Io tengo premuto a metà corsa, sento il bip, sto ancora tenendo premuto e finisco lo scatto, ok?
Anche questo sembra una stupidaggine, ma è fondamentale, perché se voi invece fate messa a fuoco, lascio e ripigio fino in fondo, non siete certi che sarà a fuoco. È perfettamente a fuoco se premete a metà corsa, tenendo premuto e sentendo il grip, finite la corsa. Ok? Quindi questa è una cosa basilare per la messa a fuoco automatica. Se state mettendo a fuoco manualmente, questo, diciamo così, è già meno importante, ma continua ad esserlo, perché oltre alla messa a fuoco, la metà corsa vi dà la lettura esposimetrica, cioè la macchina legge di quanta luce ha bisogno di ricevere sul silicio per poter avere una foto correttamente esposta. Quindi, anche se state mettendo a fuoco manualmente, avere la macchina, il tasto premuto a metà corsa mentre state mettendo a fuoco, vi dà le informazioni che poi voi dovete settare manualmente per il tempo di scatto, cioè la velocità di scatto e l'apertura del diaframma. Ora, diaframma, tempo di scatto, eccetera, li vediamo la prossima lezione, ok? Però fanno parte, diciamo, dei settaggi manuali che si presume voi arriviate in questo corso a poter padroneggiare da soli. Guardando nello specifico il corpo macchina, ora alcuni di voi alcune delle cose che dico ce l'avranno e non ce l'avranno. Nel caso non ce l'abbiate, vuol dire che stanno, anziché su dei pulsanti, stanno nel menu delle impostazioni, ok? Quindi dove non lo avete sul corpo macchina, lo avete comunque probabilmente nel menu di impostazioni. Va cercato e lo cerchiamo insieme. Quindi se qualcuno di voi una di queste funzioni che ora guardiamo non la trova, non ce l'ha, ci fermiamo, guarda, non la trovo, e guardiamo insieme dov'è. Ok? Allora, guardando la parte frontale della macchina, quindi non per ora non l'obiettivo, il corpo macchina, quindi noi abbiamo detto qui sopra il pulsante di scatto e va bene, abbiamo capito che a metà pressione ci serve per la messa a fuoco e per la lettura esposimetrica, abbiamo detto prima che il tutto avviene attraverso la lente. Ce l'hai una macchina di quelle analogiche che vi faccio vedere, la tendina e chiusura della tendina e abbassamento dello specchio, ok? Quello è il tempo. Quindi il tempo, quando voi avete bisogno di un tempo rapido per congelare un soggetto in movimento. La priorità di tempi vi serve esattamente per questo. Oppure semplicemente volete essere sicuri di non fare una foto mossa. Allora anche lì ci sono certi accorgimenti che si possono seguire per non fare una foto mossa. Più questo vi verrà anche istintivo percepirlo, no? Poi magari una delle prossime volte lo vediamo nel dettaglio tecnico, però è evidente che più il tempo è rapido di scatto, minori sono le possibilità che la foto sia mossa. Il movimento che fa è di apertura e chiusura lungo tutto il fotogramma in contemporanea, proprio per evitare che un pezzo del fotogramma prenda più luce dell'altro, che la parte iniziale di apertura della tendina prenda più luce rispetto a quella che chiude. La quantità è costante ed è identica. Lo stesso succede nella macchina digitale sul pezzo di silicio, succede esattamente la stessa cosa, solo che non la vedete perché non potete vedere la tendina. La priorità di tempi serve per ridurre questo tempo di esposizione alla luce, quindi serve a ridurre o ad aumentare il tempo di apertura e chiusura della tendina, ed è istintivo che più questa tendina sta aperta, più la luce arriva e più c'è la possibilità che se voi vi state muovendo la foto sarà mossa. Se il tempo di apertura è rapidissimo, un 2 millesimo di secondo, un 4 millesimo di secondo, non dico che la foto vi viene non mossa anche se fate così, tipo morbo di Parkinson, però sicuramente c'è più possibilità che la foto non sia mossa. Se avete un 1/30 di secondo, la tendina sta più aperta e voi dovete stare più fermi. E come facciamo questo a vedere i tempi? Ve lo vorrei dire la prossima volta, perché non vorrei mettere troppo canna al fuoco. Ma è previsto che vi spiego a modo perché si sceglie un tempo lungo rispetto a un tempo corto, perché qual è la differenza da scegliere, ad esempio, perché
possiamo invece decidere di lavorare in priorità di diagramma. Sì, sì, sì. Allora, non voglio entrare nel dettaglio ora perché, ripeto, è una cosa che ha più a che fare con gli obiettivi e la guardiamo la prossima volta. Però quello che intanto vi può bastare come informazione è che il diagramma praticamente è quella membrana che lavora attaccata alla lente principale per diminuire o aumentare l'apertura, il raggio di ingresso della luce. Più il diaframma è chiuso, quindi il buco è più piccolino, più l'immagine è nitida, cioè scusate, non nitida, è a fuoco apparentemente da molto vicino a molto lontano. Però ripeto, io questa cosa qui nel dettaglio ci vorrei entrare la prossima volta, se no stasera fate casino, siete fusi dopo. Però diciamo, ha a che fare con la messa a fuoco il diaframma, ok? Più aperto o più chiuso stabilisce quanto maggiore o minore è la parte della vostra foto che è a fuoco nel piano, cioè da vicino a lontano. Pensare di lavorare in priorità di diaframma, ok? E si arriva all'ultima, che è quella che poi vorrei che voi utilizzaste, che è M, ovvero manuale. Nella modalità manuale siete voi che decidete sia il tempo della velocità dello scatto, quindi quanto vi sta aperta la tendina, sia l'apertura e la chiusura del diaframma, quindi quanto avrete nello spazio a fuoco da molto vicino a molto lontano. Ed è la modalità che una volta impostata, quindi poi attraverso... In alcune macchine avete, tipo questa, la comodità di avere due rotelle, una davanti e una dietro, quindi in manuale una regola i diaframmi e l'altra regola i tempi. Nella maggioranza dei vostri casi probabilmente avete una sola rotellina e quindi con la rotella dovreste avere anche un tasto che vi permette di cambiare che la rotella vi regoli i tempi o il diaframma. Quindi in questo caso te hai sei manuale, no? Sei in M, perfetto, hai al momento impostato F14 che sarebbe l'apertura del diaframma e un 125esimo che è il tempo, così ti permette di cambiare il tempo, poi forse se la premi forse ti passa, si può premere, obiettivo è manuale più la modalità manuale e avete effettivamente tutto sotto la vostra responsabilità di controllo. E la lettura dell'esposimetro, che vi permette quindi di capire anche il tipo di settaggio che vi suggerisce la macchina di usare, la fate guardando nell'obiettivo e premendo di nuovo a metà corsa. Vi dà dei valori indicativi, o meglio, voi vedete che nella macchina all'interno, no, a parte lo vedete anche sul display, lo possiamo vedere anche sul display che forse è più semplice. Allora, vedete che la macchina, le informazioni, quando io vado a metà corsa, mi sa che non fa quella di più, allora, quando io vado a metà corsa mi dà un'indicazione di quello che è l'impostazione del diaframma e tempo giusti per avere la giusta esposizione secondo la luce che abbiamo disponibile, e quindi volendo posso seguire le indicazioni dell'esposimetro e andare a impostare tempo e diaframma in rapporto che soddisfino il suggerimento dato dalla macchina. E nel mirino, quando voi guardate dal mirino, avete anche praticamente un livello, un indicatore che è fatto a stanghette. C'è una stanghetta centrale più alta e poi ci sono delle stanghette a destra e a sinistra di quella centrale, ok? Quando voi premete a metà corsa il pulsante di scatto, la situazione che potrete trovare è che avrete una stanghetta lampeggiante o fissa, dipende dalla macchina,
che potrà essere sulla scala a sinistra del centro, oppure sulla scala a destra, oppure perfettamente al centro. Quando è perfettamente al centro, il rapporto tempo-diaframma è corretto, cioè giustamente esposta per la scena che state inquadrando. Se, e ora qui il cambio tra Nikon e Canon, se a sinistra è o sottoesposta per Nikon o sovraesposta per Canon, per Sony credo che sia come il Nikon a questo punto, voglio azzardare che è sottoesposta, quando è a destra è sovraesposta per Nikon, sottoesposta per Canon, torna Serena, o è il contrario? No, ti subito. Questa è sottoesposta. Per Canon è sottoesposta, allora è il contrario per Nikon, è a sinistra è sottoesposta per Canon e sovraesposta per Nikon, e a destra è sottoesposta per... mi sono perso. A destra per Nikon è, per Canon è sovraesposta. Allora, Nikon, facciamo così, Nikon, Sony, ok? E Canon sotto. Allora, quando sta da questa parte qua, per Canon è sottoesposta. Significa che il rapporto tempo-diaframma che avete selezionato fa sì che arrivi, che non arrivi abbastanza luce sul silicio per avere la foto correttamente esposta. Ok? Mentre è buia. È buia. La foto è sottoesposta. Allora, tecnicamente vuol dire che è sottoesposta, vuol dire che è buia, ha ricevuto poca luce. È una foto sottoesposta. Per la Canon allora hai detto... Canon è quando l'indicatore di livello è a sinistra del centro. Valore negativo a destra. Sì, ma capisci meno. E infatti dovreste averci un meno, mentre invece sì. Nikon dovrebbe averci un più. E lo stesso Sony, a sinistra. Allora, a sinistra per Nikon... È un più, vuol dire... sì, è sovraesposto. Vuol dire che avete preso troppa luce. E quindi la foto è tutta bianca, è tutta bruciata. Corretto, no? Canon c'ha almeno a sinistra, Nikon invece a sinistra c'ha il più. Sì, al di là di dove sono, insomma, basta sapere i valori negativi e positivi. Sì, quindi il valore negativo è sottoesposta, il valore positivo è sovraesposta. Quindi qua c'è, per Canon c'è il più, il meno, invece per Nikon e Sony qua c'è il meno e qua c'è il più, quindi qua è sovraesposta, e come dicevo all'inizio, Nikon negli ultimi modelli permette di invertire questa griglia e di renderla uguale a quella di Canon, con il meno a sinistra e il più a destra. Ma la Nikon l'ha fatto in Inghilterra, che va sempre a sinistra. Riparare in Giappone, penso, come continuare a fare in Giappone, la maggior parte dei modelli sono fatti, poi non sono neanche fatti in Giappone, sono progettati in Giappone, ormai li fanno a Taiwan, in anche India. Se la logica vorrebbe più a destra, no? Gli assi cartesiani sono così, sì, quindi la Canon ha un po' più di logica, sì, in questo caso sì. No, vi spiego anche perché c'è una tendenza generale a preferire Canon, e non ha a che vedere con le funzionalità della macchina, è un discorso percettivo. Canon generalmente come modalità base tende ad avere delle foto che escono con dei colori molto accesi, molto ricchi, specialmente nel rosso. Quindi sono foto che già prese così, scattate, nude e crude, dà una sensazione di essere estremamente vivaci, brillanti. Nikon invece tende ad avere un colore base molto piatto, e specialmente nei principianti, ma non solo, anche molti professionisti preferiscono il colore di Canon perché è un colore che è immediatamente spendibile, vendibile, non ha bisogno necessariamente di passare da una post-produzione. I colori di Nikon sono un po' più spenti, un po' più freddi, e in generale effettivamente richiedono una post-produzione, devono essere tirati un po' fuori. Quindi c'è una naturale diciamo, tendenza a preferire Canon anche per questo motivo qua.
ci sono i pro e i contro per ogni marca, non è che una è meglio dell'altra, sono le due marche top di settore. La Sony sta ben facendo, anche se è rimasta un pelino indietro, però insomma su certe, per esempio la Sony è un passo avanti sulle riprese video degli ultimissimi modelli di macchine che sono uscite di alto livello, a 60 frame per secondo in modalità HD, e fa delle riprese stratosferiche dove per, non c'è nemmeno nel panning, è completamente azzerato l'effetto scia, cosa che invece Canon e Nikon hanno sempre, anche nei modelli quelli più recenti. Ognuno si sta specializzando un po', però ecco, il fatto che ci sia una più larga diffusione di Canon a parità di prezzo non è perché la macchina sia diversa, migliore o peggiore, è proprio un discorso che, vedendo le foto di una Canon lì viste così, prese dal JPEG come uscito dalla macchina, sembrano più brillanti, più vivaci, più accese, e questo a molti piace, è oggettivamente una cosa che piace. Io per esempio, che sono abituato a lavorare con i colori di Nikon, io il rosso Canon mi sembra troppo acceso, e è una questione di gusti a volte, che poi ciò non toglie che puoi tranquillamente emulare i colori Nikon con Canon o Canon con Nikon poi in fase di post produzione. Cioè io sfido chiunque di voi ad aprire una qualsiasi rivista fotografica e sapere con certezza che quella foto è scattata con Nikon o con Canon, è impossibile. Cioè una volta poi che si arriva al prodotto finito non c'è, cioè non riesce a distinguerla. Quindi Photoshop la foto della padrona, sì, che è un po' la filosofia che non sposeremo in questo corso. Cioè in questo corso siamo in un corso di fotografia base e siamo qui per esercitarci ad avere la foto fatta in macchina, ecco. Sì, come è sempre stato. Che usare? No, tra l'altro io anche per gli esercizi che farete vi consiglierei, una volta che avete preso un minimo di confidenza con il rapporto tempi diaframma dell'esposimetro, settaggi eccetera, vi consiglierei di oscurare il visore, cioè di non guardare quello che viene fuori. Come era per il rullino, cioè nel rullino impostavo la macchina e mi concentravo sull'inquadratura, sullo scatto, non su quello che vedevo subito dopo, perché subito dopo non vedevo ben niente. Infatti la sorpresa è dopo, quando sono andato a prendere le fotografie. Sì, però assolutamente. No, ma guardate che è una tendenza che ha preso piede anche proprio nelle grandi scuole di fotografia, impongono di mettere dei cartoncini sul visore e li sigillano proprio loro, perché non vogliono che vengano malmessi dal corsista, e proprio perché e questo inizialmente terrorizza, però poi quando uno ci prende la mano si rende conto che dedica molta più attenzione a quello che sta inquadrando. Cioè se ha un senso quello che sto vedendo, che sto riprendendo. Addirittura l'esercizio viene complicato ulteriormente perché vengono appositamente usate delle schede di memoria da 128 MB, che significa avere il vecchio rullino da 12 pose. Quindi, cioè, fai 12 pose e è finito il rullino, basta, si scattano 12 foto. Proprio perché un'altra tendenza del digitale adesso, con memory card da 64 GB, è che io posso scattare 500 foto e ho riempito un terzo forse della memory, neanche. E quindi perché non le faccio? Tanto e accumuliamo tonnellate di spazzatura negli hard disk, perché poi l'altro esercizio su cui vi farò già esercitare, anche se poi è una cosa su cui si lavora molto di più nel corso avanzato, è quello della selezione. Cioè alla fine il fotografo cosciente è quello che è cosciente del fatto che è strabravo se riesce a conservare il 10% di quello che scatta, perché il resto è sicuramente spazzatura. E se non è spazzatura, è una ripetizione di quello che già ha selezionato di buono. Cioè una ripetizione. La selezione delle foto. Voi immaginatevi
perché oggi non usa più, no? Però io mi ricordo quando ero bambino che c'era un po' questa cosa, no? Che c'avevi l'amico di famiglia o eri te stesso, che... cioè 10% siete già stati bravissimi. Siete già stati bravissimi. E questa percentuale scende se voi scattate a raffica. Cioè, nel momento in cui voi fate 500 foto, non è che 50 sono buone. Non è perché ne avete scattate 500 che 50 sono buone. Ne avete scattate 500 significa che ne dovete scattare di più del 10%. Cioè, ve ne devo rimanere meno del 10%. Forse vi dovrà rimanere il 5% a quel punto, il 4%, il 3% di quello che avete scattato. Quindi la selezione diventa estremamente lunga e noiosa. Quindi l'altra cosa che vi consiglio nel fare esercizi è che non importa che facciate 500 foto, fatene poche ma fatele mirate all'esercizio. Poi se sono venute bene o male lo vediamo insieme, discutiamo quando le guardiamo eccetera eccetera. Però non vi fate prendere dal fatto che siccome tanto siamo in digitale, chi se ne frega, ne scatto 700 e poi le porto al corso e le scegliamo lì per lì. No, voi qua dovete venire ogni volta con una, due, tre foto al massimo, non di più. Quindi la scelta la fate a casa, non la facciamo qua, se no qua si fa la lezione per scegliere la foto da vedere. Invece voi venite qua e guardiamo la foto che avete scelto. E la cosa è molto divertente perché tante volte è venuto fuori anche negli altri corsi che la foto che scegliete voi non è la foto giusta, avete scelto la foto sbagliata e poi andate a rivederle, tipo venite la volta dopo e fa: ma lo sai che l'avevo la foto giusta, l'ho trovata tra quelle che avevo scartato, proprio perché la scelta del fotogramma poi buono è l'altra cosa estremamente difficile. E c'è un bellissimo libro che è questo qua. Di nuovo, io non vi vendo niente, io vi informo semplicemente su quello che esiste al mondo. Questo inizia già a essere una cosa un po' da fissati, No, ce l'ho anch'io, so. Però questo è interessante perché è un libro un po' alternativo. Sono i fotografi della Magnum, sono alcune foto celebri dei fotografi della Magnum. La Magnum, per chi non lo sapesse di voi, è una delle agenzie storiche dei fotoreporter internazionale che ha avuto tra i suoi fondatori personaggi come Robert Capa, che è il fotografo di guerra per antonomasia, quello che ci ha proprio lasciato le bucce perché è saltato su una mina in una delle sue reportage di guerra, che andava sempre dietro ai miliziani, che è quello della famosa foto discussa, sarà vera o non sarà vera, del miliziano che è colto nel momento in cui sta cadendo a terra colpito da una pallottola a morte, che appunto c'è stata una grande diatriba, è una foto vera, una foto finta, anche post mortem dell'autore. E la cosa interessante è che qua su molte di queste foto in realtà si vede il provino, cioè vuol dire tutte le foto del rullino che sono state scattate, e c'è per gli autori viventi, per quelli non viventi c'è magari il ricordo dell'editore eccetera, su come si era arrivati qua a selezionare una foto piuttosto che l'altra. Ed è interessante perché tante volte si vede proprio il processo che viene fatto, non solo mentale, di valutare se una foto è in termini assoluti fatta bene o fatta male, buona o non buona, ma tante volte anche se è funzionale alla storia che deve raccontare. Non è necessariamente la foto scolasticamente meglio eseguita quella buona, a volte è quella male eseguita perché è quella che magari descrive meglio quello che si vuole raccontare. Quindi questo non vuol dire che non ci sono delle regole di composizione, non vuol dire che non bisogna saper mettere a fuoco e quant'altro, bisogna saper far bene le foto. Non è una giustificazione, io sono l'artista, le faccio tutte storte perché sono artista. È il fatto di dire che comunque a volte la scelta si compie non sulla qualità assoluta della foto, ma sulla qualità del significato di una particolare foto. E questo libro è interessante perché è l'unico libro che io sappia che abbia mai tentato invece proprio di parlare di questo, più che di un autore in particolare o di una
o di un genere fotografico particolare. E l'idea della scelta della foto di Manuel è di Contrasto. Contrasto è ora uno degli editori che produce la maggior parte dei libri fotografici, insomma. Però è un mattone, nel senso che è pesissimo e costa un botto, costa 98 euro. Quindi solo se, cioè, se ve lo volete vedere poi qua, insomma, se ve lo volete girare tra di voi, cioè, è una bella fare, non so, ma aspetta 98 euro, non so se ti conviene. Però cioè, se però ci volete dare un'occhiata è interessante. Ma c'è da dare vicino, sono più legati. Per la scelta della foto, che è una cosa che non si finisce mai di imparare a fare, cioè mai, veramente. La difficoltà di scegliere una foto ce l'avete a qualsiasi livello, anche dopo anni e anni e anni che fate fotografia. Quando arrivate in fondo che dovete scegliere, cominciate piano piano ad avere dei meccanismi per cui scartate in automatico alcune cose, ma su altre poi... Cioè, si entra sempre tutti in crisi, no? Se su quel lato lì scelgo questa, scelgo quell'altra, tante volte anche il confronto, anch'io tante volte con lei dico guarda Serena, c'ho da scegliere queste mie foto, te quale vedresti meglio, ma non perché quella è meglio, quella è peggio in termini assoluti, proprio per la qualità che vuoi dare tu a quel lavoro che hai fatto, a quegli scatti, se li devi mettere insieme per una mostra, se li devi mettere insieme per un racconto o per qualsiasi altro tipo di cosa.